Eccoci arrivati al teatro. Che si fa quando lo troviamo? Prima pensiamo a come entrare. È veramente pesante quando vi mettono queste situazioni, cioè che praticamente fanno vedere entrambe le parti. Le luci sono accese. Ci sei, Lev? Sì. Vieni, vieni. Beh, qui sarà chiuso, no? Hanno chiuso con la sedia. Cerca ancora. In tutto questo Dina sta tipo dormendo, sta male, no? Mannaggia. Io non so neanche quando ci sarà il finale, cioè a livello di ore sì, però magari ho tagliato delle parti, no? O ho esplorato di più, quindi magari sono ancora prima del finale. E sta iniziando a salire un po' l'ansia per l'appunto, per il fine di questo gioco. La fine, scusate. Ok, possiamo far salire Lev qua. Ok, prendi la scala. Pronto? Vai. Stil Uncharted. Vai, su. Vediamo come l'han gestita tutta la roba, gli sviluppatori. Vai, apro io. Bene. Non fare rumore. Ecco qua. Ah, qui ci avevamo fatti proprio tutto il... Ci sta seguendo. Oh, che lavoro. Oh. Sono di Lia. Mannaggia. Oddio, cioè non so da che parte sta. Io voice sto nel mezzo. Mi astengo. Che vedendolo in modo razionale, come solitamente vedo io le cose. Calma, resta vicino. Nessuna delle due parti ha più ragione. Comunque prevale sull'altra, no? Di qua. Dove erano le scale? Non ricordo, no? Che qui è bloccato. Mani in alto. Allontanati da lì. Allontanati! Stai commettendo un non errore. Non girarti, cazzo! Lev, tienilo a tiro. Giù a terra. Mi uccidi come una codarda. Pezzi di merda! Jesse. Alzati! Sulle mani o sparo anche a questo! Non Lev c'era! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Io di quella fogna! Cazzo, va bene! Fermati! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! Cazzo! Raga, i brividi. No. So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici.
Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Aspetta! Lascia la sua! Oddio! No, zombie! No! Andiamo! No, ma che mi fai giocare con... No, oddio! Sta qui. Le uscite. Non deve fuggire. No, no. Cazzo! Non scappare, cazzo! Vediamo tutto dall'altra... No, ragazzi, c'ho veramente i brividi lungo tutto, cioè ogni parte del corpo. Ok. No, no, no. Ma fate pace. No, 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 boys. Ma non puoi mettermi una cosa del genere. Cioè, Ellie. Cioè, Abby invece l'abbiamo abbiamo scoperto la sua storia adesso e... Ma devo prenderla da dietro. Sei già morta. No, perché devo farlo? Merda! Bastarda! Io non so, cioè. A parte che neanche la vediamo. Cioè, è fastidioso dire la vediamo perché siamo noi. Cioè, io mi vengo dell'idea che The Last of Us abbia come protagonista. Ah, no, la vediamo, ok. Oddio, guarda che. Abbia come protagonista noi stessi. E questo poi, successivamente a noi, come protagonisti, a Abby e Ellie. Cioè non c'è un antagonista. Dai, fatti vedere! Cioè l'antagonista sarebbe l'uomo stesso, ma... Ecco qui! Aspetta, io chi sono in questo momento? No, perché? No, 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 no! Non clicco niente. Non clicco niente, boys. No, ok. Dai, mi sa che mi tengo tutta la webcam perché... Quanto va più veloce di noi? Ovviamente è più agile. Oh, merda. No, le bombe? Ci ha messo le bombe. Però...
Andiamo un attimo, tipo, far così. Dove diavolo è? Ok. No, 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 no. Oddio, ma stiamo tipo giocando a... È uno scherzo. No! No! No, fermo, lei non c'entra niente. È incinta. Anche Mel lo era. Bene, Abby. Non voglio vederti mai più. Andiamo. Non... sono annichilito. Non so che dire. Ma... Ellie... Oh mio Dio, ma... Oddio, Ellie. Oddio, ma c'è un bambino. Ehi, tesoro. Che c'è? Ci sono io. Sì, è tutto ok. Tutto bene. Ma che diavolo... Dio, mi devo è successo tutto così in fretta. Io non sapevo che... Chi è questo bell'ometto, eh? Non so che dire, cioè... Ma Dina? No, beh, Dina è... Cioè, nel senso, il bambino è vivo, anche Dina è vivo, no? Ah, loro ti piacciono, vero? Guarda che capelli. I tuoi Ellie sono un po'... Nel senso, preferivo prima, eh. Dina? Sono in cucina. Oddio. No, qui... No, aspetta. Devo elaborare il tutto. Cara Dina, grazie per la lettera e per la foto. Ma quanto è cresciuto JJ? Ha il sorriso di Jesse. Si è preso da suo padre, beh, buona fortuna. Non vedo l'ora di venirti a trovare. Schiena ripresa a infastidirmi, ma va già meglio. Il dottore dice mi serve un altro paio di settimane di riposo. Sarò da te appena possibile. Ho pensato alla tua lettera, ti dirò che
Ti dirò ciò che spero sia ovvio. Jesse non ti riterrebbe, l'emozione, responsabile dell'accaduto. E vale anche per tutti noi. Ti vogliamo bene, sei parte della famiglia. Stammi bene che Jackson ci sarà sempre un posto per te, Ellie e JJ, se cambiaste idea. E risaluti Robin. Chi è Robin? Oh, come va, tesorini? Ehi. Hey. Ti va un po' di musica? Ah, vuoi ballare, eh? Ok. Oh, sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta di poco. Vero, sono di poche pretese. Aspettate, voglio un attimo vedere il resto della casa io. No, devo digerire tutto ciò che è successo. Ok. Qui. Ma saluta, è questa? Saluta la zia Talia. Ciao, zia Talia. Ah, è la... che è la sorella di Dina. Gli amuleti, ok. Mamma mia. Oh mio Dio. Ancora lo specchio? Wow, pubblico esigente. Avranno preso un bambino vero, gli avranno messo i sensori addosso. Mamma mia, quanti anni, quanto tempo sarà passato? Ok, guarda come sculetta. Ah, sculetto. Sì. Oh, siamo scatenate. Oh, wow. Oh, ehi. Hey. Stai iniziando a piacermi. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi distrae. Lo so. Ok, va bene. Fila. Ok. Oh, ehi, ho lasciato fuori Holly. Puoi andare a prenderlo? Sì, certo. Ah, un altro? Ma quanti ne ha, scusa? Ma? Dov'è? Sul trattore, credo. Io questo zio Tommy che fine abbia fatto? Prendiamo un po' d'aria? Ah. Che roba. Io... sono annichilito, non... aspetta, forse Holly è un animale. Ah, è un giocattolo. Ehi, Holly, che ci fai qui fuori? Dio. Reggiti forte. Sì, eccoci. Beh, carino, no? Ehi, sai cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Quando sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Va bene. Lo fanno tutti. Bello, bello. Ho tante storie da raccontarti. Quando sarai grande. Molto grande. Non so nemmeno da dove iniziare. Ok, patatone. Torniamo dalla mamma. Dio. Pensavo si chiudesse così col tramonto.
Ci diamo il tuo nome. Ho gli occhi in questo momento che stanno tipo trattenendo come non mai acqua. Bene, ora è ufficiale. Qui? Posso scavalcare? No. Ma qui che... Come si sono organizzati? Io vado a stendere i panni. La schiena. Ce la fai? Sì, tranquilla. Gli serve il giacchetto? No, sta bene. Io... Non so... Qual è il finale, non ancora? So niente. Puoi dirmi di smettere? Devo smettere. Ok, basta. Davvero. Qui? Vuoi accarezzarla? Qui. Avanti, provaci. Oh, piano. Sì, così. Eccoci qui. Così. Ehi. Ehi. Lo prendo io. Puoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok, ecco. Coraggio. Infilati lì. Non stare fuori troppo, deve fare il bagnetto. Ormai comando il gregge. Allora. Ascoltate, pecore. La cena vi aspetta nel fienile, quindi forza! Neve? Nel fienile? Bianchina? Su, dentro. Diamole tutte. Ecco, è Red Dead Redemption. Ci sono dei ricordi. Sono tantissime pecore. Con Red Dead. Anche il tramonto. Io vi parlavo del tramonto perché... Una. Due. Red Dead finisce no, con un basta, tramonto. Se no mi addormento. Entrate, bambini. Pecorazio. Ehi, dentro. Il bimbo. Diamoci una mossa. Abbiamo decisamente troppe pecore. Ok, gente, a domani. Ehi, perché sei fuori? Vieni, piccolo. Va bene? Avanti. Vieni. Su, cucciolo. È tutto. Mi spiace. Io non so cosa stavo portando. Ecco qui. Tranquillo.
bene. Non sei più abituata alle emozioni forti. Mamma mia. Mamma mia, è uno di quei giochi che non vorresti che finisse mai. Bello. Qui col coniglio come della sfasuna, se non erro. Ehi, dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi c'è? Vieni, entra pure. Chi è? Oh, è vivo! Senti come stringe forte. Ehi, hey, Tommy. Ah, eccoti. Dammi, lo prendo io. Vieni qui su. Vabbè. Ah, sì, ecco. Oh, sì, ce la faccio, ce la faccio. Ehi. Ehi. È bello rivederti. Anche per me. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi ci siamo presi una pausa. Mi spiace. Ah. Ne abbiamo parlato e ci sembrava, insomma, la soluzione migliore. Ok. Oh. Siediti. Voglio mostrarti una cosa. Sto chiedendo un po' in giro, da mesi ormai. E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. E? Dice che vivono su un tratto di costa, in una barca spiaggiata. Proprio qui. Deve essere lei. Non ci interessa più, ok? Oddio, ragazzi. Mi spiace. Beh, io non posso andare. Lo so. Ma va bene così, cioè. Diciamo che il gioco finirebbe anche subito, io non voglio. Credo sia facile dimenticare il passato. Se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Oh, oh. Gliela farò pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. Cosa sta succedendo? È ridicolo. Lo tieni un attimo. Sì. Vieni. Ti prendo io. Ti prendo. Ehi. Che cazzo vuoi fare? Niente. Merda, Tommy, lo sai cosa abbiamo fatto? Piantala.
Lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo. Ma questo è un tuo problema. Stammi a sentire. Avanti, parla, sono tutto orecchio. Oh mio Dio. Wow, mamma mia. Qui? Apriamo prima la finestra. Secondo me sarà passato tipo, non so, 2 annetti, ci avranno, cioè lei, Ellie avrà 21 anni. Cioè, ne aveva 19. Vedendo anche un po' fisicamente. Qui? Scatola chiusa. Suo diario. Oddio. Non so come Dina riesca a parlare tanto serenamente di Jesse. A JJ racconta tutto di lui e credo che mi farebbe bene parlare di Joel. Sputare il rospo sembra stia parlando di una brutta indigestione. Non ho voglia di discuterne, farebbe troppo male. Se iniziassi a farlo non credo che riuscirei a fermarmi. Pensato pochissimo a Seattle. Wow. Dai disegni. Okay, andiamo qui nello stanzino che abbiamo visto. O nel bagno. Ok, chiuso. Tommy, dunque, è partito e torna da Jackson. Con una gamba non penso possa far molto, eh. La chitarra. Devo suonarla? Odio queste cose. Non dirlo a me. Oggi il tuo vecchio è stato pesante. Che è successo? Un'altra ramanzina sulle pattuglie. Non andare qua, non andare là. Si preoccupa quando devi uscire in ricognizione. Già. Vedo che
sta dando spettacolo. Questo è parte del trailer che avevamo già visto. Vedo massimo 2 settimane e tornerete insieme. Non credo proprio. Per caso ti ha parlato? Facciamo una settimana. Ellie! Ehi! Non arrivavi più. Beh, sono qui, no? Dina. Jesse. Vieni. Vi ricordo che domani usciamo presto. Riposatevi. Sì, signore. Questa è la serata di cui ci hanno parlato inizio gioco? Sei una cretina. Ti prego, non cominciare, ok? Senti, ho una domanda davvero importante per te. Allora, quanto puzzo? Beh, quasi quanto una discarica, direi. Oh, bene. Oh. E adesso? Che schifo. Ti piace? Tutti i ragazzi del locale ti stanno fissando adesso. Forse stanno fissando te. Non credo. Magari ti invidiano. Sono una ragazza, non un pericolo. Oh, Ellie. E invece dovrebbero aver paura di te. Che gioco. Guarda il naso come si spiaccica. Ehi! Ci sono delle famiglie. Scusa. Scusa. La prossima volta pensate ai bambini. Sì, come se tu fossi un bel esempio. Ci mancava solo questa. Una lesbica arrogante. Che cosa cazzo hai detto? Ellie, hey. Ellie, no. Via dalle palle. Non provare a toccarmi. Ehi. Basta. Vieni, facciamoci un giro. E loro? Preoccupati per te. Un po' d'aria ti farà bene. Stai bene, piccola. Che volevi fare? Non avrebbe dovuto... E tu, invece? Non mi serve il tuo cazzo di aiuto, Joel. Ok. Ehi. Ehi. Wow, era parecchio che non dormiva tanto, eh? Era stanco. Già. Sta bene. Torna a letto. Ne parliamo domattina, ok? Devo finire questa cosa. Tu non devi assolutamente nulla, Tommy. Non dormo più. Non mangio più. Non sono come te, Dina. Cosa? Credi forse sia facile? Per te e per lui io faccio quello che posso. Io ti amo. Dimostralo. Resta qui. Non posso farlo.
E quindi dovrei starmene qui come una scema ad aspettarti, Dio solo sa quanto, con la Cristo di certezza che potresti essere morta. Non mi farò ammazzare. Certo, proprio come Jesse. O Joel. Ehi, ferma. Ehi. Ehi, non farlo. Ora abbiamo una famiglia. Lei non può essere più importante di questo. No. Pazzesco. Questa volta non ce la faccio. Io adesso sono come Dina. La scelta è tua. Cerchiamo. Siamo stati qui la settimana scorsa. Hai sacrificato una pistola per questo. È una pista. Non può aver visto delle luci qui. Smettila. Io sono ottimista. Beh, io no. Vieni. Wow, ragazzi. Allora, io direi che per questo... 4-10. Non può essere su questo lato. Sono tutti pari. Direi che per questo episodio 24, può essere tutto. 09. Di poter fare magari un mega episodio, non so, vediamo. È di qua. Pazzesco. Che gioco. Mamma mia. Non ho parole. Sono... Senza parole.